Inaugurato oggi l'Iperconad, la struttura di 7500 metri quadri con oltre 600 metri lineari di scaffali. Dunque prodotti nuovi in vendita, tutti a marchio Conad. Il direttore Alberto Moretti ha spiegato anche la questione della card convenienza per salvaguardare il potere d'acquisto dei clienti. Andiamo subito a sentire le sue impressioni riguardo a questo nuovo marchio che sta sempre di più prendendo piede in città. Stiamo crescendo nella città e vogliamo crescere ancora di più con questo nuovo punto vendita, un punto vendita che abbiamo completamente ristrutturato, abbiamo reso coerente la nostra politica commerciale e il nostro format per cercare di dare le migliori, diciamo, risposte a quelle che sono le aspettative dei clienti. Un negozio che si presenta con gran parte dei reparti rivisitati, un assortimento estremamente amplificato e sviluppato in alcuni settori anche in profondità. Abbiamo inserito tutte le nostre linee di prodotti a marchio. C'è stato un forte investimento anche nella politica commerciale con un abbassamento nei prezzi, oltre 2.000 prezzi sono stati completamente ribassati e pensiamo di dare una risposta, come dicevo prima, importante e significativa a quelle che sono le esigenze di spesa del cliente pesarese che lo aspettiamo con interesse e con passione. Un punto vendita, quanti occupati ha? Qui, come ho detto prima, abbiamo cambiato tante cose, ma la cosa più importante è che abbiamo tenuto e mantenuto tutti quanti i posti di lavoro della precedente gestione Iper. Per cui oggi ci sono 205 collaboratori che lavorano per noi in questo ipermercato. E dopo l'apertura del marchio Conad anche nella zona degli interquartieri, il rinnovamento del Conad in Via Salvatori e una crescita costante, come sono gli obiettivi per i prossimi anni? Beh, siamo in una situazione economica difficile, una situazione economica che oggettivamente deve fare riflettere e anche per il sottoscritto che intraprende un'esperienza imprenditoriale di questa portata, evidentemente ci sono delle difficoltà che devono essere superate. Penso però che con un'offerta fatta di qualità, convenienza, ma soprattutto professionalità, ci siano tutti gli ingredienti per poter dare anche un contributo alla crescita dell'economia locale e magari anche del PIL del territorio. Conad sta continuando ad investire nella nostra città e quindi crede nel nostro territorio. Dopo il porto, la Celletta, anche l'Iper Conad, e quindi questo è molto importante perché stiamo parlando di uno dei marchi più importanti del nostro paese, un marchio di grande qualità con prodotti, l'abbiamo visto nella giro, diciamo, inaugurale di grandissima qualità. E poi è sicuramente molto importante per l'occupazione, perché qui dentro ci lavorano più di 200 persone, sono state tutte confermate e quindi sono convinto che le cose potranno andare bene, ed è in qualche modo l'Iperconad un po' il centro della zona commerciale di Pesaro, vicino al Vitrifrigo Arena, al cinema e a tanti altri spazi che fanno di questa zona sempre più la zona commerciale della città. Quindi veramente un grande in bocca al lupo, però mi pare che la partenza sia stata un'ottima partenza. Tantissimi curiosi che hanno voluto assistere al taglio del nastro e tantissimi clienti che hanno già iniziato a entrare nel supermarket Iperconad.